Hammurabi fu il primo re della storia, che fece scrivere delle leggi per regolare i vari aspetti della vita dei suoi sudditi, come i commerci, il matrimonio, i lavori agricoli, la vendita degli schiavi, i delitti. Fino a quel momento, infatti, le leggi venivano tramandate oralmente, cioè a voce, creando confusione e continui litigi su come applicarle. Questa raccolta di leggi, definita dagli storici Codice di Hammurabi, fu incisa in scrittura cuneiforme su una grande lastra di pietra detta stele, ed esposta a Babilonia affinché tutti la potessero vedere. Altre stele furono poi incise e collocate in tutte le città dell'impero. Il Codice di Hammurabi raccoglieva 282 leggi. Le pene erano basate su una regola molto semplice: il colpevole doveva ricevere una punizione pari al reato commesso. Ad esempio, se un uomo cava un occhio a un altro uomo, allora gli si dovrà cavare un occhio. Questo valeva però solo se la vittima e il colpevole facevano parte del gruppo sociale degli uomini liberi. Nel caso di un torto subito da uno schiavo, le pene per il colpevole erano molto più lievi. Ed ora ascoltiamo alcune delle leggi del Codice di Hammurabi, per capire meglio come era costruito. Se qualcuno ruba qualcosa che appartiene al tempio, dovrà rendere 30 volte il suo valore. Se appartiene a un uomo di classe inferiore, dovrà dare 10 volte tanto. Se il ladro non ha nulla con cui pagare, sarà ucciso. Se qualcuno non tiene in ordine la propria diga e questa si rompe allagando i campi, dovrà risarcire il valore del frumento perso. Se un figlio picchia il padre, gli si taglieranno le mani. Se qualcuno cava un occhio al figlio di un ricco, gli si caverà un occhio. Se qualcuno cava l'occhio a un povero, pagherà una multa in denaro. Se un architetto costruisce male una casa che poi, crollando, uccide il proprietario, dovrà essere ucciso. Se un medico ha operato un cittadino libero e gli ha salvato la vita, riceverà 10 monete d'argento. Se invece morirà, gli si taglieranno le mani. Se si tratta di uno schiavo, dovrà fornirne un altro in cambio. Babilonia sorgeva sulle rive del fiume Eufrate, nel territorio che oggi è occupato dall'Iraq. Il suo nome significa la porta di Dio. Questa città arrivò ad avere ben 370.000 abitanti. Divenne famosa anche per la sua bellezza, grazie a palazzi, case e giardini pensili, questi ultimi considerati una delle sette meraviglie del mondo antico. Era protetta da una doppia cinta muraria, una interna, lunga 8 km, per proteggere il quartiere dove si svolgevano le attività politiche e religiose. Una esterna, lunga 18 km, per delimitare i terreni agricoli e quartieri residenziali periferici, oltre a ospitare la popolazione in caso di assedio. Divisa in 4 quartieri e 24 strade principali, la città aveva 8 grandi porte, ognuna di esse dedicata a una divinità. La più bella e famosa è la Porta di Ishtar, dea dell'amore e della guerra. Era composta da mattoni smaltati color blu, con figure in rilievo di animali sacri, tori, leoni e draghi, aventi la funzione simbolica di proteggere la città. Oggi è visibile al Pergamon Museum di Berlino, dove è stata ricostruita utilizzando i materiali recuperati dagli scavi. Ed ora guardiamo con attenzione come era Babilonia al tempo di re Nabucodonosor II, e riconosciamo alcuni luoghi. A Marduk, dio protettore della città, era dedicata la Ziggurat, alta 90 metri. Il palazzo reale era abbellito dai giardini pensili, che erano terrazze dove crescevano bellissime piante. La città era circondata da una cerchia di mura su cui si aprivano 8 porte. La porta di Ishtar, costruita in mattoni cotti, era rivestita di piastrelle di ceramica azzurre. Ed anche per oggi, bambini, abbiamo finito! Ci vediamo la prossima volta per vivere una nuova avventura alla scoperta del popolo degli Ittiti.